Ciao, bentornati alla mia stanza e oggi, come promesso, farò il video sullo shopping con i saldi e anche qualche altro acquisto che ho fatto in questi giorni. E vediamo, partiamo. Ovviamente non tutto ha gli sconti, quindi più o meno è tutto reperibile, quindi spero che vi possa essere utile e spero che questo video vi piaccia perché mi piace un sacco guardare questo genere di video. E partiamo subito da questa. Una coperta che ho comprato all'OVS. Questa non era in sconto, però è super bella, è morbidissima, è nera, è leggermente più piccola di tutte le altre che avevo, però è un sacco carina, è damascata e siccome io non ho coperte nere e siccome adoro questo stile, quindi l'ho presa. Questa l'ho pagata 14,99 se non sbaglio ed era anche tipo una delle ultime, visto che stamattina sono andata e non ce n'era neanche più una, quindi super felice e poi super morbida, bellissima, quindi yeah! Poi ad OVS stamattina ho fatto incetta, sì, lo scontrino, di quelle, come si chiamano? Degli strip per il naso, visto che non li trovo mai, quindi ho preso gli ultimi tre che c'erano, così li ho arraffati e ho detto, oh, devono essere miei, quindi proviamo. E poi ho deciso di provare questo gel, diciamo. È un gel detergente opacizzante viso, con estratti di non so cosa. Prugne sembrano. Forse sì, forse sono prugne. C'è un disegnino di una prugna, ma non si sa. Potrebbe essere una prugna o anche no. Poi, questi adesso non mi ricordo. Comunque, questi ovviamente non erano in saldo, però 2,29 euro l'una. Cose per il naso e 3,49 il gel detergente. Poi questa bustina, anche se c'è scritto Golden Point, non è tutto di Golden Point. Ho comprato allora da Carpisa un paio di guanti. Questi erano in super saldo, cioè al 50%, costavano 9,99, li ho pagati 4,95. Sono così, bordeaux sono, sì, bordeaux prugna. Hanno le tre dita. Con l'affare per praticamente usare il telefono, così almeno non mi devo togliere i guanti ogni volta che devo usare il telefono, tipo mi va in cancrena una mano. Sono molto carini, hanno un bottoncino qua, super carini. Poi è della mia taglia, quindi pagati pochissimo e sono contenta davvero, molto carini. Poi da Piazza Italia ho comprato questa cintura che mi pareva un sacco carina, è un po'. Non so, mi ricorda un po' uno stile antico, diciamo piratesco. È fatta così. Ha queste borchie, diciamo, molto carine. E questa l'ho pagata 4,86 se non sbaglio. Penso di sì, comunque. Sì, sui 4 euro comunque, davvero molto carina. Poi da Calzedonia, no, Calzedonia, scusate, Golden Point. Ho comprato questi collant, come li ho visti, oh, no, devono essere miei, sono troppo belli. Hanno questo disegno color marrone sul bronzo, bellissimo. E queste, anche, queste avevano lo sconto del 50%, se non sbaglio, venivano 12 e l'ho pagate 6, mi pare. E non potevo lasciarle lì perché sono troppo belle, infatti non vedo l'ora di usarle. Poi, sempre da Piazza Italia ho comprato questi orecchini che in realtà sono un attimo ingombranti perché hanno questa mega perlozza qui così enorme, infatti questo è punto di toglierle perché sono inguardabili, però la parte di su mi piaceva un sacco, a parte che mi ricorda la medaglia che aveva di Lady Oscar e quindi sono davvero carine, anche queste avevano il 50%. E le ho pagate sui 2 euro, visto che costano 5,95, le ho pagate sui 2 euro a qualcosa più o meno. Quindi carini ma da modificare. Poi, vediamo. Scusate, rumori strani. Ho comprato, queste non erano in saldo, però perché sono cose della cucina, questo stampino per i biscotti, che non so se riusciate a vederlo, così è a forma di fiocco di neve e questo mi mancava perché ogni volta dico sempre voglio fare i biscotti a fiocco di neve, voglio farli e ogni volta non riuscivo mai a trovarlo da nessuna parte, quindi ho trovato e sono tanto contenta, questo l'ho pagato 4 euro mi pare. Poi
Poi, siccome ho intenzione di mettermi all'opera e fare qualche dolce nuovo, ho comprato questa tortiera, che è così, è molto piccolina, che è davvero tanto piccolina, ha l'apertura qui, tipo quelle per la cheesecake. Infatti, penso di farci qualche cheesecake nuova. E questa l'ho pagata 4 euro, sì, 3,90 anche questa, davvero molto carina e poi utile per provare ricette nuove se non si vuole fare la mega torta grande quanto una casa. Poi, sempre per la stessa idea, ho preso questa, che è sempre piccolina comunque, presumo sia da due uova, perché è davvero un sacco piccola. Perché ad esempio magari quando faccio delle torte per magari San Valentino o comunque delle festività che non richiedono una torta enorme, comunque magari solo per il mio ragazzo, ho deciso di prendere una tortiera piccina, così posso farla piccola e non devo sprecare un sacco di torta che poi magari finisce nel dimenticatoio. Poi, vediamo. Questa anche se la busta di Piazza Italia, non era di Piazza Italia, ma di Terranova. Da Terranova ho comprato questo maglione, visto che sono abbastanza, mi servono dei maglioni perché io ho solo roba Lolita comunque, io spendo quasi sempre per il Lolita e non trovo, poi magari mi serve qualcosa per andare da qualche parte, comunque qualcosa di diciamo normale e non ho mai niente da mettermi, così ho comprato questo maglioncino blu carinissimo e questo l'ho pagato. Mi sa 10 euro perché veniva a 20, 19,99, mi sa che l'ho pagato a 9,99. Carinissimo, abbastanza lungo, non che ci voglia molto essere lungo su di me, però è davvero molto carino. Poi, sempre da Terranova, ho comprato un vestitino. Quest'anno, cioè quest'anno, stavolta sono impazzita per il blu, perché comunque a me piace un sacco il blu, è uno dei miei colori preferiti. Ho comprato questo vestitino, è tutto in pizzo. Ovviamente il davanti è abbastanza non trasparente, ecco, mentre il dietro sempre in pizzo, ma è completamente trasparente, come vedete. Poi si stringe in vita e si allarga con una gonna in tulle, diciamo, non tulle, voile, così sotto alla sottogonna, è davvero molto carino. Che questo, anche questo l'ho pagato 10 euro, 9,99, molto carino. Nonostante pensassi non ci fosse niente da Zara, scusate, da Zara a Terranova, invece ho trovato cose abbastanza carine. Poi questa mattina sono passata da Nunalie o Nunalai, non so come si pronunci, e avevo adocchiato questa giacchetta già da un po' e stavolta l'ho trovata col 50%, quindi ho detto devo prenderla, tanto non scenderà più di così. E l'ho presa, è super carina, ha questi dettagli in pietrine, diciamo, trasparenti, molto carine, super morbido, no? Non so cosa sia fatto, sembra un po' mi ricorda il cashmere, ma non penso sia cashmere, sarà poliestere, acrilico, esatto, non ha niente di particolare, niente che ricordi il cashmere, però è davvero un sacco morbida, è leggermente corta, perché comunque arriva un po' più sotto della vita, adesso non si vede, comunque davvero un sacco carina e questa costava 39,99, l'ho pagata a 19,99 mi pare, davvero molto carina. L'altro colore era rosa cipria, solo che io e il rosa non andiamo molto d'accordo, quindi l'ho presa grigia perché ho detto oh, sì dai, tanto l'altro colore anche se la compro non lo userò mai perché è rosa. L'unico acquisto che potrei reputare Lolita è purtroppo questo, purtroppo perché è l'unico, è una borsetta. Molto carina, è media grandezza comunque, è un palmo, diciamo, un palmo e un po' della mia mano. È abbastanza carina, ha la tracollina così, scusate la manica così. Poi anche la tracolla è bianca, bianca crema e nera. Poi dentro è divisa in due scomparti, così. C'ha qua la zip e poi la taschina per il telefono, è davvero un sacco carina. E questa l'avevo già adocchiata da un po', infatti poi quando sono andata ho detto no, c'è il 30%, la devo prendere, non potevo lasciarla lì e quindi ho detto e l'ho afferrata. E questa l'ho pagata, mi sa 35, non è pochissimo per una borsa, però non potevo non averla e quindi l'ho presa. Poi ultimo acquisto,
per quanto riguarda il mio shopping in questo periodo è un videogioco. Questo è Dragon Age Inquisition. È un videogioco che è uscito relativamente da poco. Relativamente perché mi sa che è uscito verso dicembre o giù di lì, forse novembre, non so, comunque relativamente da poco e quindi costa abbastanza e ho avuto la grandissimissima fortuna di trovarlo non metà prezzo, però comunque era nell'usato e quindi ho detto oh mio Dio, deve essere mio, l'ho preso perché comunque è un videogioco un sacco bello e non potevo non giocarci comunque. Piacendomi a me sempre i GDR, quindi potevo lasciarlo lì? No. Quindi, beh, lo shopping è finito, non ho comprato un sacco di cosa perché comunque io ho abbastanza dei gusti, diciamo, difficili, quindi è difficile per me trovare qualcosa che mi piaccia durante questo periodo di shopping dove non c'è praticamente niente. Quindi anzi, ho trovato anche un sacco di cose per i miei gusti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Se volete potete seguirmi su tutti i social network, nell'info box. E vi mando un grosso bacio. Ciao!